Chuck, clapperboard, clap, claquette, tanti modi di chiamare questo oggetto. Ma a cosa serve questo coso sul set? Se per dopo i signori gradiscono... E tu gradisci iscriverti al canale? Andiamo, sei originale, no, non facciamo io... tutte le altre che dicono sempre di no, coraggio! E per gli addetti ai lavori potrebbe essere un video banale. E molti di voi sapranno già qual è l'utilizzo del Chuck. Però clapperboard, senti come suona meglio. E mi fa anche guadagnare qualche secondo sul video. Clapperboard. Ma certamente un video simile non è mai stato fatto da uno bello come il sottoscritto. Dunque, la clapperboard, che sarebbe poi questo attrezzo qui, ha un utilizzo molto importante sul set. Agli albori della settima arte, questa barretta qua sopra non c'era e nasce soltanto con il cinema sonoro. Più tardi, con qualche simpatico esempio, ti spiego perché. Ma prima scopriamo molto velocemente le scritte. Prod sta per produzione, ovviamente. Roll sta per rotolo. Qui si indicava il numero di rotolo di pellicola che veniva utilizzato per girare quella determinata scena. Oggi il rotolo di pellicola non si utilizza quasi più, quindi si indica il numero di dispositivo elettronico sul quale si registra. Accanto a scene si scrive il numero della scena, che è quella riportata sul copione. Sarà meglio mettere in programma anche una puntata in cui è spiegato come è scritto un copione di cinema. In genere, accanto al numero della scena viene anche messa una letterina che indica l'angolo di ripresa della macchina da presa, ma anche per questo mi sa che è necessario un video a parte. Il take è un numero progressivo che indica quante ripetizioni vengono fatte di quella determinata scena da quella determinata angolazione di ripresa. In genere ci si ferma alla seconda ripresa buona, a meno che tu non stia lavorando con Stanley Kubrick. Io credo che i Vanzina non arrivassero nemmeno a uno di take, tipo ne basta mezzo ed è quasi buona, così per dire. Director, ovviamente, è il regista. Camera è l'operatore di ripresa, che soprattutto nelle grandi produzioni non corrisponde al regista. A volte al posto di camera è indicato DOP, che sta per Director of Photography. Come parlo bene inglese. Date sta per data. La data da indicare qui è la data di nascita del regista. Simpatico, eh? Sono già bello. Non è che possa essere anche simpatico. La data è il giorno in cui si gira quella determinata scena. Mi sembrava troppo ovvio e volevo vedere se eri attento. Infine si indica se si gira di giorno o di notte, eliminando la casella che non serve. Lo stesso vale per esterno oppure interno. Ci sono poi altri dati che però si indicano raramente. Tutte queste informazioni serviranno successivamente in fase di montaggio. All'inizio di questo video ti dicevo che la clapperboard nasce con il cinema sonoro. Infatti le prime macchine a pellicola non erano progettate per raccogliere anche il suono, ma raccoglievano soltanto le immagini, il che vuol dire che il suono doveva essere raccolto da un altro dispositivo. Avete presente quel tizio sul set con in mano un lungo bastone sulla sommità del quale sembra montato un piccolo siluro? Ecco, quel tizio è il boom operator, quello che ha in mano in effetti un lungo ma molto leggero bastone, e il piccolo siluro non è un piccolo siluro, ovviamente, ma è un microfono a fucile o a mezzo fucile. Spesso vedete il microfono ricoperto di pelo per evitare di registrare il suono del vento. Ebbene, quel pelo si chiama Dead Cat, gatto morto. Insomma, quei tizi raccolgono l'audio, il suono. Quindi il suono è registrato su un dispositivo diverso rispetto a quello per registrare le immagini. Nasce quindi il problema di sincronizzare l'audio con il video per evitare problemi fastidiosi come questo. I lavoratori ricavavano notoriamente ed avevano pluridecorati abbigliamenti tirolesi che si potevano indiscutibilmente contraddistinguere. Una volta terminata la lavorazione, tutto il materiale andrà al montaggio. Il montatore non deve fare altro che far combaciare il video, nel momento in cui le due barrette si incontrano, con l'audio, quando sente il rumore sordo prodotto dall'incontrarsi delle due barrette. In questo modo, durante tutta quella scena, le labbra degli attori si muoveranno in sincronia con la voce che esce. Esattamente come in questo momento. Simpatico, eh? Questo video è supportato da Artisti 7607. Vai a vedere sul loro sito quante cose buone fanno per gli artisti. In descrizione lascio il link. Se ritieni che io abbia detto una sequela infinita di stupidaggini, commenta qui sotto. Se invece hai qualche curiosità, proverò a rispondere se sono in grado. Ma poi hai già guardato gli altri video sul canale? Anche per la bellezza, insomma. Folder 3.
il Chuck Audio Folder 3, ovviamente 2, e questo strumento qui, che principalmente nasce per... cadere sopra il dispositivo audio. Dov'è Bubu? Dov'è Bubu?